Buongiorno e benvenuti al liceo Calamandrei di Napoli. Oggi vi apriremo le porte nella nostra scuola e vi spiegheremo perché dovreste sceglierla. Benvenuti al liceo Calamandrei di Napoli. Questo è il nostro nuovo logo che abbiamo inaugurato lo scorso anno. L'ottavo era stato disegnato dal professore Giuseppe Russo, che è architetto e docente di disegno e storia dell'arte della nostra scuola, riprendendo la struttura architettonica che è all'ingresso della via comunale Maranda 84. All'interno invece c'è un ritaglio di una incisione del 1600 che secondo noi questo rappresenta la nostra sesta municipalità. In primo piano c'è un dio fluviale, il Sebeto, alle sue spalle una ragazza che vedremo, Leucopetra, il cavallo rampante che è il simbolo di Napoli e in mare la sirena bicaudata. Vorrei raccontarvi in breve la leggenda che è alle spalle di questa rappresentazione iconografica. Sulla nostra costa, il dio fluviale Sebeto e il figlio di Vulcano Vesuvio lottavano tra di loro perché erano entrambi innamorate di questa fanciulla Leucopetra, e fino a quando poi strinsero un patto in base al quale avrebbero cessato le ostilità se il primo che l'avesse sfiorata poteva poi possederla. La fanciulla, impaurita da questo patto, si lanciò in mare e il suo padre Nettuno la trasformò in uno scoglio che si chiamò appunto Pietra Bianca. Questo a noi sembra il simbolo del nostro territorio, ma è anche, diciamo, la sintesi di quello che la nostra scuola si propone, cioè lo studio del passato, la consapevolezza e l'orgoglio del passato illustre per costruire un futuro per le nostre generazioni. Ci troviamo adesso in uno dei corridoi del liceo classico del Calamandrei e incontriamo una professoressa di lettere, la professoressa Salerni. Professoressa, perché oggi un ragazzo dovrebbe scegliere di frequentare il liceo classico del Calamandrei? Buongiorno. Dunque, il liceo classico non ha bisogno di presentazione. Il liceo classico spiega la bellezza, abitua alla bellezza. La bellezza delle nostre radici, la bellezza del nostro territorio, la bellezza della nostra lingua, la bellezza del nostro dialetto. Tutto questo è legato ai due pilastri del liceo classico, che sono il latino e il greco, le lingue classiche, le lingue morte secondo qualcuno. E queste lingue non sono morte per niente. E studiare le lingue classiche significa appassionarsi alla cultura e alla bellezza. Poi c'è la traduzione. Sembra che passiamo da un mondo a un altro così, di colpo. E invece la traduzione, l'attenzione, la tecnica mettono in moto la nostra logica. E quindi contemporaneamente questi studi classici ci danno la possibilità di compiere qualsiasi tipo di studio. Tra l'altro il liceo classico del Calamandrei da anni, nell'ediscopio della Fondazione Agnelli, cioè nell'elenco delle prime delle migliori scuole di Napoli, dei migliori indirizzi, dei migliori licei classici, risulta sempre tra i primi cinque per la resa universitaria e per chiaramente quello che viene dopo l'università, insomma, quindi è qualcosa che fa capire quanto lo studio delle lingue classiche non sia fine a se stesso. Io dico sempre che il classico è un ponte tra il passato e il futuro. Tutto questo è il liceo classico e molto di più. Stiamo aspettando te. La nostra è una delle scuole più grandi della Campania e anche per questo accoglie tanti indirizzi. Ci troviamo adesso per esempio nel corridoio dello scientifico. Andiamo ad aprire una delle classi.
anno e insegno al liceo scientifico. Sono qui dal 1989 e nel 90 venne l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad inaugurare la nostra scuola e quindi dargli questo nome prestigioso, Piero Calamandrini, il padre della Costituzione. Allora, il nostro liceo consta di 5 indirizzi, quello scientifico, quello di scienze applicate, liceo classico, liceo linguistico e scienze umane. Allora, scegliere il liceo scientifico non vuol dire che l'indirizzo è espressamente legato alle materie scientifiche. Nel liceo scientifico si studiano bene anche le lingue e infatti ogni indirizzo prevede la formazione Cambridge, poi si studia il latino. Il latino che è una di quelle discipline che ti serve anche per gli studi universitari, per una formazione importante per quanto riguarda gli studi universitari. Nel nostro liceo non si studia soltanto, ma i ragazzi sono impegnati in tante attività, c'è il PLS di matematica e fisica, gli scambi culturali, le certificazioni in lingua, le olimpiadi di italiano, di matematica, di scienze, ci sono i campionati studenteschi, i ragazzi sia di nuoto che di calcio che di pallavolo, pallacanestro, dal badminton, poi i ragazzi partecipano anche ai tornei città di Napoli di bowling. Stiamo aspettando te. Questo è il laboratorio linguistico dove gli studenti fanno tutte le loro attività giornaliere. Buongiorno, questo è il laboratorio linguistico del Calamandrei e io sono la professoressa Mastro 5, professoressa di spagnolo del corso L. Questa è una bellissima alunna del Calamandrei. Buongiorno, mi chiamo Martina Antonia Campora e frequento il quinto anno del liceo. Ben 2 anni fa ho scelto di partecipare a un progetto Intercultura e nel 2019 sono partita per 6 mesi con Intercultura per il Costa Rica. La scuola mi ha permesso di fare l'esperienza più bella e significativa della mia vita e mi ha insegnato a sopravvivere dall'altra parte del mondo a solo 17 anni, ad essere indipendente, ma soprattutto a rispettare una cultura diversa dalla mia. E ho imparato anche a conoscere ed apprezzare la mia di cultura. Grazie a questa esperienza ho imparato quanto sia importante studiare una lingua e soprattutto le tradizioni, che ti apre non solo la mente ma anche tante porte per il futuro. Infatti come sbocchi lavorativi studiando lingue si può lavorare in una multinazionale oppure come traduttrice oppure in aeroporti. Ovviamente il nostro liceo linguistico offre l'opportunità di 4 lingue, tra cui l'inglese per la scelta tra francese, tedesco e spagnolo. Inoltre si hanno anche delle collaborazioni per avere le certificazioni linguistiche, tra cui il Cervantes per lo spagnolo, il DELF per il francese, il Goethe per il tedesco e inoltre siamo sede del Cambridge per le certificazioni in inglese. E quindi Frida dice che solo faltas tu, io stiamo sperando te. Stiamo aspettando te. Raggiungiamo adesso uno dei nostri laboratori linguistici dove incontriamo la professoressa Auriem e la professoressa Priou che insegnano francese. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Nelly Priour e sono l'insegnante di madrelingua di francese, come lo indica il nome, al liceo Calamandrei, al liceo linguistico Piero Calamandrei. In questo liceo noi insegniamo da oltre 20 anni, io sono José Auriem, insegno francese e lei, come ha detto la collega di conversazione, quindi lei è madrelingua perché al liceo linguistico per ogni lingua straniera che si studia è prevista 1 ora settimanale in compresenza col docente di madrelingua. Noi diciamo oltre alle lezioni tradizionali in questo liceo dove ci sono ben 3 sezioni dove appunto gli alunni hanno la possibilità di scegliere tra le varie lingue straniere, oltre all'inglese
l'inglese prima lingua, c'è la possibilità appunto di studiare il francese, il tedesco, lo spagnolo. Oltre alle lezioni tradizionali, dicevo, noi da altrettanti anni, quindi da oltre 20 anni, diciamo che seguiamo una serie di iniziative in collaborazione con l'Institut Français di Napoli, che vedono i nostri alunni protagonisti in una serie di attività. Sì, in effetti è così. L'istituto mette a nostra disposizione numerose attività, progetti, come ad esempio attività di canto, concorsi francofoni della canzone, oppure attività teatrali con spettacoli di teatro in lingua francese, ed anche progetti di PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, di cui al momento o poco prima abbiamo visto un esempio. I nostri alunni, attraverso la pratica teatrale, mettono in atto delle strategie per imparare, insegnare ai piccoli quello che è la lingua francese. Io mi immagino già là dietro, io vi vedo un po' tutti, come se, diciamo, riuscissi a cogliere i vostri sguardi, e diciamo, sono convinta che l'anno prossimo alcuni di voi andranno a riempire le nostre aule per un anno che sarà l'anno della rinascita dopo questa bruttissima esperienza che stiamo vivendo tutti, e immagino che faremo tantissime cose ancora più belle di quelle che abbiamo fatto finora proprio insieme a voi. Stiamo aspettando te. Buongiorno, sono la professoressa Maria Rosaria Zeno, di inglese, e nel liceo mi occupo in particolare del corso Cambridge. È un corso trasversale che abbraccia tutti i nostri indirizzi. Abbiamo attivato da 3 anni dei corsi che per il ramo scientifico sono quelli di scienze e di matematica, e per il lato linguistico-umanistico di geografia e English as a second language. Questo significa che il liceo Calamandrei offre le stesse qualifiche che i ragazzi anglosassoni, i ragazzi inglesi, possono fare quando compiono 16 anni, quindi la prima parte dell'istruzione obbligatoria del percorso scolastico britannico. Tutto certificato dall'Università di Cambridge, e si tratta di fare 2 ore settimanali extra, in genere in coda alle lezioni ordinarie. Per 2 volte a settimana i ragazzi che scelgono di fare il percorso Cambridge resteranno a scuola 1 ora in più. Per matematiche e scienze, se si sta allo scientifico e a scienze applicate, geografia invece e English as a second language, se si frequenta il liceo linguistico, classico o scienze umane. Alla fine di questo percorso, che può richiedere 2 o 3 anni, tenendo sempre presente che i ragazzi inglesi questo esame lo fanno quando hanno 16 anni, i nostri ragazzi faranno lo stesso esame, sono esami scritti, come per i ragazzi inglesi, e sono gli stessi esami esattamente che poi daranno accesso, se si vuole andare all'università all'estero, sono comunque titoli riconosciuti anche dalle nostre stesse università, e sicuramente accompagnano i nostri ragazzi verso un futuro decisamente internazionale. Siamo particolarmente orgogliosi del premio che abbiamo ricevuto nel 2014, nel 2016, come migliore centro di preparazione internazionale Cambridge. Questo è un premio che abbiamo ricevuto dall'Università di Cambridge, Winner, proprio perché il Calamandrei è una scuola in una platea particolare, fatta di ragazzi pieni di entusiasmo. Noi viviamo grazie ai ragazzi, al loro entusiasmo, e tutti i nostri docenti di inglese veramente hanno una grande passione, quella di voler creare generazioni che ricorderanno il Calamandrei come una parte importante della loro vita proprio. Quando io guardo indietro, guardo con affetto al Calamandrei, perché io sono stata alunna del Calamandrei, i miei figli sono alunni del Calamandrei, e quindi è guardare indietro e sentire che questa parte del percorso è come guardare indietro ad una parte della propria storia, è la nostra più grande soddisfazione. Stiamo aspettando te. On vous attend.
Ci troviamo adesso nella nostra aula polifunzionale, dove sono stati collocati i banchi di cui si è tanto parlato. Incontriamo adesso la professoressa Claudia De Vincenzo. Grazie, Mira. Allora, io mi rivolgo agli studenti, cari studenti, gentili famiglie. Io sono Claudia De Crescenzo, insegno lettere al Liceo Calamandrei negli indirizzi Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane. Però sono qui oggi per parlare in particolare del Liceo delle Scienze Umane. A prescindere dalla sua denominazione, è in primo luogo un liceo e qualsiasi liceo, che sia classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane, offre un curriculum completo che sviluppa alla stessa maniera tanto una preparazione nell'ambito umanistico quanto nell'ambito scientifico. Il Liceo delle Scienze Umane, in particolare, lo dice il nome, è tutto incentrato sullo studio della persona. Le materie portanti, oltre all'italiano, al latino, che si studia per tutti e cinque gli anni, alla storia, alla filosofia, sono il diritto per i primi due anni e poi appunto le scienze umane. Ma che cosa sono queste scienze umane? Beh, al biennio voi studierete la psicologia e la pedagogia, a cui si aggiungeranno poi nel triennio anche l'antropologia e la sociologia. Stiamo aspettando te! Mi chiamo Santa Paparo, sono la vicepreside di questa scuola dal 2000. Sono arrivata qui nel 95. Ho insegnato nelle classi del triennio storia e filosofia per 5 anni, è stata un'esperienza bellissima, ma l'esperienza più interessante è stata quella di vicepreside. Ho condiviso le scelte politiche dei vari presidi che si sono avvicendati, a partire dalla preside Carbone, che fece scrivere una carta dei servizi e un regolamento per questa scuola. Abbiamo cercato di mettere in pratica quel regolamento, quella carta dei servizi, con grande attenzione sempre ai bisogni dei giovani di questo territorio. Abbiamo cercato di realizzare tutte quelle che erano le ambizioni e i desideri degli anni precedenti. Oggi si entra nella scuola, la scuola ha un monitor, è facile comunicare, non bisogna rincorrere le persone. La DAD in un certo senso ci ha trovati già pronti per questo tipo di esperienza a distanza. Certo, non vediamo l'ora di ritornare in presenza e per questo la scuola garantisce ogni sicurezza possibile. Perché scegliere questa scuola? Perché è una scuola che offre molte opportunità, è una scuola che risponde a ogni bisogno ed è una scuola dove anche un'altra componente favorisce molto l'esperienza culturale oltre che didattica in questa scuola, ed è il passaggio di tanti docenti, anche se un nucleo di docenti storici è qui già da 20 anni, però c'è un continuo passaggio, anche perché questa scuola poi offre la possibilità di avvicinarsi al centro, per cui chi si deve trasferire da altre province sceglie il Calamandrei, forse per passare poi a una scuola più vicino casa, ma questo è importante perché si va al di là del provincialismo, c'è un confronto culturale continuo, ci sono esperienze dialettiche importanti che favoriscono la crescita di questa scuola. Stiamo aspettando te. Ci troviamo adesso nel luogo più democratico della nostra scuola, la nostra aula magna. Qui, prima del Covid, svolgevamo le nostre assemblee d'istituto, ma non solo, si facevano anche prove, come per esempio quelle del nostro coro, il coro del Calamandrei. Giuseppe Causa, insegnante di tedesco al Liceo Calamandrei. Voi sapete che al Calamandrei abbiamo 3 corsi, 3 sezioni e si studiano 3 lingue per ogni classe
la prima lingua l'inglese, poi i ragazzi possono scegliere tra francese, spagnolo o tedesco. Io come insegnante di tedesco vi raccomando di scegliere questa lingua, che è una lingua importante, una lingua che dà lavoro a tante persone, la lingua della filosofia, la lingua dell'arte, ed è una buona scelta da abbinare all'inglese. Sono due lingue anglosassoni che si somigliano per molti aspetti. Speriamo di vedervi qui e mi raccomando, numerosi. Stiamo aspettando te. Ci troviamo con il professore Maurillo, responsabile della sicurezza del nostro liceo, e adesso andrà a spiegare il piano attuato in questa situazione di emergenza. Il liceo Calamandrei è forse uno degli istituti più grandi di Napoli. Abbiamo due ingressi, abbiamo sei percorsi e 50 aule didattiche. Fin da marzo ci siamo organizzati per garantire il rispetto di tutte le vigenti normative in materia di contenimento coronavirus, quindi tutte le nostre aule oggi hanno un banco monoposto e rispettano le distanze previste dalle vigenti normative in materia. Siamo riusciti ad organizzare sei distinti percorsi con dei colori, in modo che i nostri ragazzi, suddivisi per turni, entrano in istituto nel pieno rispetto delle regole del distanziamento. Stiamo aspettando te! Salve, sono il professore Pietro Mancini, insegno al liceo Calamandrei nella sezione del liceo con opzione scienze applicate. Vi presento il nostro laboratorio di chimica. Un laboratorio che, come potete vedere, è spazioso e ben attrezzato. Siamo dotati di grosse quantitativi di attrezzature e reagenti e siamo in grado di portare i ragazzi a fare delle esperienze di laboratorio, principalmente nei settori della biologia e della chimica. Come potete vedere, per quanto riguarda la biologia, siamo dotati di un'ampia gamma di modellini tridimensionali, oltre che di attrezzature di laboratorio anche complesse come microscopi, mentre per quanto riguarda la chimica siamo dotati della cappa e di una grossa quantità di apparecchiature e anche di reagenti. Questo è il nostro armadietto dei reagenti. Oltre alla chimica e alla biologia siamo in grado anche di fare esperienze di laboratorio sulle scienze della Terra. Nella stanza a fianco abbiamo un telescopio che però per ovvie ragioni va usato soltanto di notte. Invece qui abbiamo la nostra collezione di rocce e minerali con le quali i ragazzi possono avvicinare il mondo della geologia. Il laboratorio è dotato anche di macchinari più complessi, come per esempio macchinari per sterilizzare le centrifughe o i fornetti. Abbiamo una lavagna multimediale collegata al computer e abbiamo uno schermo al quale si possono collegare i microscopi per le osservazioni dei campioni microscopici. Spero che il nostro laboratorio vi sia piaciuto e che potrete l'anno prossimo venire a scuola a provare con mano quanto è divertente fare una bella esperienza di laboratorio insieme a noi. Stiamo aspettando te! Entriamo adesso nella nostra grande palestra, dove si svolgono attività quali ping pong, badminton, pallavolo, basket e anche biliardino. Questo un po' è il luogo preferito da tutti gli studenti del Calamandrei e nel corso degli anni sono stati anche fatti i campionati studenteschi di pallavolo e di basket. Stiamo aspettando te.
Abbiamo quindi mostrato gli spazi, alcune delle attività che vengono svolte all'interno della nostra scuola. Perché ho detto wee! L'attuale l'ex presidente. In particolare adesso andiamo a vedere quello linguistico dove gli studenti si attestano ad bloccare la porta, E noi no. E sono l'insegnante di madrelingua di francese, come lo indica il nome, al liceo Calamandrei, al liceo.